Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Si è appena conclusa la partita Spal-Pisa, finita 0-0 al Mazza di Ferrara. Bene, un Pisa che è sceso in campo un po' revisionato, ma secondo me D'Angelo a questo punto ha fatto bene a mettere in campo questa formazione, perché e a tenersi, diciamo, i pezzi top nella ripresa, perché alla fine un Pisa che ancora non è al 100%, e si vede, e lo si vede. Però abbiamo ritrovato una bella difesa, abbiamo ritrovato un bel Verbe, abbiamo ritrovato un bel Caracciolo, Hermanson una buona partita, poi Birindelli ha saputo stare bene in campo al posto di Beruato, quindi io direi bene. Insomma, alla fine un primo tempo che sullo 0-0, ma un primo tempo che non ha fondamentalmente accontentato tutte e due le formazioni, ecco. Nella ripresa si è visto, insomma, ci sono stati i cambi, quindi è entrato Sibilli, è entrato Luca, è entrato Mastino, insomma, così. E io sinceramente non lo so, perché io Luca non avrei spinto per farlo entrare, avrei aspettato dopo il fermo, perché Lorenzo non è ancora top, insomma non ha secondo me recuperato ancora al 100%. Bene, poi visto la Spalla ha messo dentro Venturato, ha messo dentro quindi nuovi innesti, quindi Spoito, Crociata, Melchiori, Sec e Rossi, perché Venturato ovviamente la voleva vincere. Ma i ragazzi alla fine hanno dato il loro, ripeto, non sono secondo me ancora al top. Però noi, se avessimo affrontato questa formazione al 29 di dicembre, quando il Pisa era ancora in palla, non era stato colpito da Covid eccetera eccetera, la Spalla insomma non avrebbe avuto gli innesti e non avrebbe avuto neanche Venturato, perché avrebbe avuto ancora Clotet, e secondo me il risultato poteva essere diverso, però purtroppo non è stato così e va bene. Però un pareggio fondamentale, perché qualcuno dice no, ma perché la Spalla la traversa al palo. E la Spalla attraversa il palo, ma il Pisa ha preso la traversa e il Pisa si è mangiato un gol con Mari. Quindi, come occasioni, se andiamo a vedere, siamo lì. Non mi sembra che la Spalla abbia fatto tanto di più. Poi io vi ricordo una cosa, vi ricordo che pali e traverse sono gol non fatti. Rigori non segnati sono gol non fatti, né più e né meno. Infatti il tabellino, se l'andiamo a vedere, cosa recita? 15 tiri in porta per la Spalla, 10 tiri in porta per il Pisa. I tiri in porta sono stati 0 per la Spalla e 3 per il Pisa. Perché? Perché non vengono contati per i tiri in porta le pali e le traverse. Ecco, questo è quanto. Quindi alla fine non possiamo girare come vogliamo, ma alla fine il discorso è questo. Poi a me c'è stato un paio di tiri belli da parte di Birindelli, perché mi piacciono i tiri fuori area tesi, no? Lo sapete, mi piacciono, ma purtroppo non è riuscito a centrare la porta. Pazienza, voglio dire, però alla fine il Pisa ha tenuto bene, anche nei 5 di recupero il Pisa ha saputo tenere testa a questa formazione che si è comunque rinforzata, e ripeto, Venturato ha messo dentro anche gli innesti, cosa che ancora il Pisa non ha disponibili. Comunque c'era Torre Grossa, poi Benalì, poi anche io penso anche Foloruscio. Quindi vedremo poi per il Pisa. Io credo che il campionato di ritorno inizi il 5 febbraio. Poi ci sarà il 12 e poi ci saranno due partite a settimana. Quindi sarà un bell'impegno. Quindi per ora dipende da poi quali saranno i risultati del Lecce, che ha due partite da recuperare, o meglio una partita da recuperare e una ancora da giocare. A 6 punti in mano il Pisa è a 39 e per ora Brescia ha pareggiato, Benevento ha perso, quindi per ora il Pisa è saldo testa alla classifica, anche se a un punto dal Brescia. Ma purtroppo i ragazzi col Frosinone insomma non erano
non erano sicuramente pronti, cioè non erano condizioni fisiche, erano quelle. Insomma, oggi comunque abbiamo visto un miglioramento, almeno io ho visto un miglioramento sotto questo punto di vista. Quindi bene così, avanti così ragazzi, sempre forza Pisa. Bene, io che dire, mi fermo qua. E se vi è piaciuto questo video, pollice su, mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e vi rimando a lunedì alla trasmissione Noi Siamo Nerazzurri, mi raccomando numerosi. Bene, detto questo, io vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. A lunedì.